È avvenuto il 17 giugno di notte alle 3:20. Praticamente è giunta una telefonata al 113 che ci diceva che era appena avvenuta una rapina a mano armata. 3:20 abbiamo 3:20 di notte. Quindi rapina a mano armata di pistola. Ci troviamo nei pressi della chiesa di Sant'Antonio, sita in via De Gasperi. Praticamente si tratta di due fidanzati che erano lì in macchina nel parcheggio con le portiere aperte e parlottavano insomma di notte. All'improvviso è spuntato un soggetto che era travisato da una calzano, una calza di nylon da donna, armato di pistola. Ha puntato la pistola e ha intimato la consegna del denaro, dei soldi. Il fidanzato, impaurito, ha subito preso il portafoglio e l'ha lanciato. Subito il soggetto ha preso il bottino ed è scappato. Immediata è stata la telefonata al 113. Quindi il fidanzato ha chiamato il Sì, il fidanzato ha 113. immediatamente chiamato il 113 e nel giro di pochissimi minuti è arrivata la volante di zona sul posto, mentre in base al nostro, insomma, nostro piano operativo, una volante si è portata sul posto e l'altra si è messa subito, immediatamente, alla ricerca del soggetto. In pratica, di lì a pochi minuti, il soggetto è stato individuato dalla volante, Era quello lì che si aggirava nel era ancora quartiere. lì in A zona, piedi parliamo a erano, piedi, parliamo poi delle 3:20 che non c'è tutta certo. questa Senza gente, calza, ovviamente. senza calza, ovviamente, e quindi in pratica è stato colto con cose o tracce nella quale si è desunto che era stato lui a perpetrare la rapina. Quindi Aveva il dilettante, tra portafoglio. Penso proprio di sì. Ma la pistola ce l'ha ancora addosso. La pistola l'abbiamo trovata proprio lì, nei pressi di dove si aggirava lui, era lì nei pressi. Quindi è stato ritrovato sia il portafogli, sia la pistola, sia la calza che utilizzava per L'aveva trasportare. nascosta da qualche Sì, parte la l'abbiamo pistola? trovata proprio lì dove Buttata? sì, perché ovviamente non se l'è tenuta addosso, perché Sì, ovviamente. era nascosta da qualche No, parte. no, no, se n'era liberato poc'anzi e noi l'abbiamo trovato nel frangente con tutta questa roba di vicino. E quindi abbiamo Il portafoglio, scusa, non ho capito, ce l'aveva ancora proceduto. No, addosso? no, no, ce l'aveva lì nei Ah, perché pressi. lui vi ha visti arrivare, Sicuramente forse lui l'ha era. visto subito arrivare e ha cercato di dileguarsi e Disfarsi di poi. disfarsi Quindi sono della andato a correre quando l'ho visto arrivare, Ha se è cercato cercato. di dileguarsi, però insomma le descrizioni erano precise, quindi Ciao, la grazie. tempestività Ciao. della volante ha permesso di recuperare anche la refurtiva. Successivamente c'è stata la denuncia dei soggetti e gli è stato restituito il maltolto. La cosa che mi preme sottolineare in questo frangente è come veramente c'è stato un lodevole comportamento dei nostri operatori, che sono veramente persone in gamba, hanno agito in una tempestività veramente da record. In pochissimi minuti sono arrivati sul posto e ciò ha permesso di prendere, insomma, il soggetto che si è reso responsabile di un brutto gesto. Sono ancora in atto indagini. Sono ancora in atto indagini per verificare, insomma, tutta una serie di circostanze e eventualmente l'eventualità, insomma, che ci possa essere stato anche qualche complice. Certo. Ecco, questo signore qua che avete preso era già pregiudicato. C'aveva dei precedenti di polizia, Quindi sono quindi precedenti di notificazioni, diciamo. polizia in merito a reati di stupefacenti, furto, rissa, insomma era un Ah, soggetto. beh, insomma. Parliamo Ed è di italiano, un vero? soggetto, sì, italiano, di origine albanese, però cittadino italiano. Beh, quindi sta qua da molti anni. Giovane. Siamo su una ventina di anni, insomma, Ah, ventenne più o quindi meno. giovane. Cittadino italiano di origine, Sì. ok. Mister, mi sta riferendo adesso? Lui è stato arrestato, Ma è quindi si trova in una casa circondariale di Rovigo.
E oggi c'è la convalida, giusto? Sì, c'è la convalida, poi verrà deciso anche il rito da porre in essere, questo poi spetta l'autorità giudiziaria. Sì, certo.